Ciao a tutti amici di Fishing Evolution, io sono Andrea e questo è il canale ufficiale di fishingevolution.com. In questo video andremo a vedere insieme, spiegheremo e utilizzeremo questi due accessori. Cosa sono? Sono due legami, una in versione manuale ed una in versione elettrica. Iniziamo con l'utilizzo della penna legami manuale. Noi qui abbiamo degli ami un pochino più grandi e abbiamo utilizzato la misura media. Andiamo a vedere come legare gli ami con questa penna stonfo. Prima cosa da fare, ruotando questa rotellina qui, andiamo ad aprire la bocca frontale dove inseriremo l'amo. La parte superiore è questa, quella con i due archetti, e questa è la posizione di partenza. Inseriamo l'amo all'interno della bocca e andiamo a chiudere ruotando questa rotellina. Abbiamo l'amo che esce perpendicolare alla penna. Ora prendiamo il filo che arriva dalla bobina, lo giriamo dietro il secondo archetto e lo teniamo verso di noi. Ruotiamo la penna facendo girare questa ghiera blu con le dita, con i polpastrelli. Ruotando la penna, il filo che teniamo verso di noi avvolge gambo dell'amo e filo della bobina. 5-6 spire. Passiamo il filo sotto il primo archetto che è aperto, qua, e tenendo in tiro spingiamo in giù i due archetti. Questi vanno a scomparsa liberando questa asola. Tiriamo. Sblocchiamo l'amo. Bagniamo e serriamo il nodo. E questo è l'amo a paletta legato con la penna stonfo. Ora vedremo come utilizzare la macchinetta legami elettrica. Di queste invece ce ne sono tante in commercio, inutile dire che le versioni originali sono superiori, decisamente superiori, a tante copie che si trovano in commercio. Adesso andremo a vedere l'utilizzo della legami elettrica. Mi prendo un amo a paletta . L'amo si inserisce spingendo in avanti questa levetta, si apre, vedete, si apre questa pinza e si spinge con la paletta dell'amo questo alloggio arancione, si spinge fino a scomparsa, si posiziona la paletta all'interno e si spinge fino a scomparsa, si lascia la pinza e l'amo viene bloccato all'interno di questa pinza d'acciaio. Il filo entra da dietro, passandolo da sopra, fa un click. Il baffetto si incastra sotto questa levetta a click. Il baffo ideale di lunghezza è circa 5 cm. Il filo che entra da dietro ora fa un giro completo da sotto, passa e riesce dietro. Passa sotto questa ghiera scorrevole, questa arriva fino in alto perché poi scarica. Nella fase di partenza deve essere in basso, quindi il nylon facciamo fare questo giro. Passa sotto, gira sulla ghiera, passa a fianco l'amo e rientra dentro. Tenendo questo filo dietro, adesso azioniamo la macchina. Azionando la macchina da questo pulsante superiore,
la ruota interna gira e avvolgerà attorno al gambo dell'amo il baffo, questo tagliato. Facciamone uno, due, tre, quattro, un bel 7 spire. A questo punto facciamo andare verso l'alto questa ghiera, che non è altro che l'asola che poi andremo a spingere giù. Scarica l'asola e la andremo a serrare tirando il filo da dietro. Apriamo la pinza, sblocchiamo l'amo, bagniamo e serriamo il nodo. Nodo perfetto, 7 spire non accavallate e capo fronte paletta come da copione. Infatti questa macchinetta permette sempre di mettere il capo del bracciolo fronte paletta se l'amo viene sempre inserito all'interno con la punta rivolta verso l'alto. Se l'amo viene inserito con la punta rivolta verso l'alto e il giro del filo è sempre lo stesso, il nodo sarà sempre perfetto. Capo centrale, paletta interna. Se vi piace mettete un vi piace, se non vi piace non ditelo a nessuno. Ciao ciao!